Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale di Retro Gaming. Oggi andiamo a vedere come fare l'aggiornamento di Luma 3DS, che è il nostro custom firmware del Nintendo 3DS. Passaggi veramente super semplici, ragazzi. Oggi veramente è solo un copia e incolla, un drag and drop. Mi raccomando, se vi piace poi il video, un bel like, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella d'allarme per ricevere le notifiche anche delle nostre live in diretta e mi raccomando, iscrivetevi anche al nostro canale Telegram di supporto se avete qualsiasi problematica di ogni tipo. Ok? Andiamo a vedere intanto passo per passo come aggiornare il firmware. Prima cosa fondamentale, ragazzi, è ovviamente togliere la copertura. Io in questo caso ho il New 3DS, quindi io la schedina SD ce l'ho, la micro SD ce l'ho ovviamente qua sotto. Aspettate, a sollevare lateralmente qui e di qua. E allora, forse l'ho tolto. Perfetto. Adesso, scusate, ma con una mano è sempre complicato. Ok, prendiamo la nostra micro SD e la andiamo a inserire nel nostro PC tramite adattatore, ragazzi. Ok ragazzi, allora una volta su PC, vi lascerò chiaramente il link in descrizione, abbiamo due Luma 3DS. Il primo è questo qua, la versione Nanquitas, sempre la 12, che è praticamente una versione modificata del Luma 3DS. Questo perché? Perché ci serve per attivare alcuni plugin. Io, ad esempio, utilizzo questa versione modificata del Luma 3DS per far partire le live su OBS, ok? Altrimenti non andrebbe. Con chiaramente anche una semplice ricerca su Google, ma io ovviamente ve lo linko sempre comunque in descrizione, troviamo anche eventualmente la versione 12 normale dell'Luma 3DS e basta scaricare direttamente questa. Io in questo caso la scarico così almeno vi faccio vedere poi i vari passaggi. Ok, una volta scaricata chiaramente la troveremo nella cartella download. Dovete avere chiaramente un programma, si presuppone, per spacchettarla, ok? Voi non dovete fare altro che prendere, ragazzi, questi due file qua, semplicemente trasportarli all'interno della root della SD. Ok? Io in questo caso l'ho già fatto, lui vi chiederà di sostituirli, voi gli dite di sì e basta, stop. Semplicissimo, quindi non dovete fare nessun altro passaggio in più. Oggi che siamo a marzo, scusate, 2023, siamo alla versione 12. Ok? Ogni tanto ne uscirà qualcuna, quindi vi consigliamo comunque di aggiornarli sempre. Ok? Ragazzi, mi raccomando, come avevo detto all'inizio, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, condividetelo, like, iscrivetevi al nostro canale e aggiorniamoci sempre qua sui nostri canali. Un abbraccio a tutti da Paolo, ciao ragazzi!